Virata la boa dai suoi primi 6 mesi di vita in Piazza del Popolo, la biosfera si rinnova per gli ultimi 4 mesi dell'anno di Pesaro Capitale della Cultura. Prima il nuovo palcoscenico inaugurato con la Mezzanotte Bianca dei Bambini, ora la presentazione dei nuovi contenuti multimediali dai titoli Al Dream e Nebula. Il pubblico pesarese ha assistito così mercoledì sera alle nuove potenzialità espressive della biosfera, capace di sfruttare intelligenza artificiale e interagire sugli input di performance musicali come quelle messe in scena per l'occasione dai musicisti Valeria Sturba e Giuseppe Franchellucci. Questo strumento, questa biosfera sta dando degli ottimi risultati. Anche col nuovo allestimento che abbiamo deciso per la piazza, devo dire che con le sedie che abbiamo messo attorno alla biosfera sono tanti cittadini ma anche i turisti che durante la giornata si fermano per guardare i contenuti appunto di questa biosfera. E noi oggi ovviamente presentiamo il nuovo allestimento ma soprattutto i nuovi contenuti della biosfera che andranno a cambiare ovviamente ogni tot di mesi. È un momento importante perché i contenuti poi ci accompagneranno anche per i prossimi mesi, quindi anche in parte per le feste natalizie. Abbiamo intenzione, stiamo lavorando per mantenere questo assetto della piazza anche per il Natale. E la volontà è quella, almeno al momento, di mantenere l'albero di Natale nella posizione, cioè sotto il comune, mentre di mantenere il palco con la biosfera nel lato delle poste. La biosfera quindi sarà al centro anche del palco per quanto riguarda le feste natalizie. I vecchi contenuti raccontavano la storia di Pesaro, Capitale della Cultura e tutto quello che riguarda il territorio, mentre in questo caso andremo a spingere la biosfera verso il suo, diciamo, significato principale, che è quello di un art content, un elemento artistico, e quindi andremo ad aggiungere due contenuti prettamente artistici. Presenteremo due contenuti inediti, il primo si chiama AI Dream e praticamente è una sorta di sogno fatto attraverso l'intelligenza artificiale. Ci saranno dei paesaggi naturali fatti completamente in intelligenza artificiale e nessuno, diciamo, dei contenuti sono stati girati, diciamo, da un video, ma sembrano veramente, diciamo, reali. Un altro è quello di Nebula, che è un sistema audio reattivo che reagisce praticamente alla musica proveniente dal palco oppure qualsiasi, diciamo, input musicale. Viene analizzato lo spettro musicale e c'è un particellare che reagisce, diciamo, al suono. In più, nei prossimi giorni presenteremo anche un concorso mondiale di composizione di nuovi contenuti per la biosfera, facendone un elemento ancora più unico e soprattutto ancora più di interesse mondiale. Nell'occasione è stato anche presentato un nuovo progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti che coinvolgerà cittadini ed imprese. È una piattaforma, una app che i cittadini possono scaricare. Ci sono già 175 imprese che fanno parte di questo progetto e di conseguenza i cittadini, anche oggi che sono qua presenti, potranno scaricare il QR code e cominceranno ad avere dei WOM che sono appunto degli accrediti e andando nelle attività commerciali avranno delle scontistiche. Questo è un progetto proprio per coinvolgere il cittadino e nello stesso tempo abbiamo dato anche un circuito, una economia circolare alle imprese del nostro territorio. La biosfera al centro per il 2024 e poi per quanto riguarderà il 2025, come abbiamo già annunciato, cercheremo di trovare una nuova collocazione, era già previsto lo spostamento, ma cercheremo di trovare appunto un nuovo posto dove metterla che possa a suo tempo valorizzare anche la nuova piazza o il nuovo cortile o il nuovo giardino dove andrà ubicata.